Buongiorno a tutti. Parlo a nome della società, naturalmente. Abbiamo scelto l'allenatore Protti perché per noi è una persona seria, competente e tecnicamente valida, tenace sul suo lavoro, con una grinta da par suo, che riesce a trasmetterla sui giocatori. Questo ci è piaciuto di lui. Come si fa poi a non apprezzare Mister Protti e tutti coloro che hanno collaborato, che poi avete nell'organigramma, no? Con Andrea Fini, Andrea Tubaldi. Questi hanno detto di sì alla Fermana quando non eravamo ancora in Serie C. Come non apprezzare? Io dico un'altra cosa che mi sta a cuore, vorrei salutare anche coloro che sono al di là della, che non sono mai visibili, diciamo. Mi riferisco a Matacotta, a Pagliuca, a Guidi, Cremona, Chico e tutti gli altri che praticamente hanno detto di sì anche loro prima di essere in Serie C. Questo ci ha fatto molto piacere, perché loro vengono a far parte della Fermana con lo spirito veramente quello che ci vuole, quello spirito che gli viene dal cuore. Adesso dico una parola che per la maglia, diciamo, insomma, per questo è da apprezzare il mister e tutti quelli che ho detto. Vorrei ringraziare anche il sindaco Calcinaro e l'assessore Scaffini, che veramente ci sono stati sempre vicini. E poi l'incoraggiamento dei tifosi che, ai quali rivolgo il mio grazie, e sapete tutti il bene che vogliono loro al nostro mister. E naturalmente pronto a cambiare. Noi abbiamo fatto dei sacrifici per stare in questa sede, l'abbiamo fatto per questa meravigliosa città, la meravigliosa città di Fermo, che a me sta molto a cuore, ma a tutti, no? E a tutta la sua provincia. Quindi mister, io lascio a te la parola, o anzi, prima e ti auguro in bocca al lupo. Grazie a te. Serena Andrea Tomati, e poi per il mister ci saranno comunque domande, sì. Molte domande da parte dei giornalisti. Li vedo qui vivi. Agguerriti, su di me che c'è. Ancora non ho combinato niente. Per essere agguerriti adesso è grave la cosa, perché ancora dobbiamo fare una partita, magari stasera già. Allora, intanto grazie a tutti per la partecipazione. Io ringrazio il presidente e la società che ci ha dato questa opportunità, a me, al mister e a tutto lo staff, diciamo, a tutto lo staff. Allora, noi quando si sceglie un allenatore lo si fa con diversi criteri e lo si fa con diverse, diciamo, ci facciamo tante domande prima di sciogliere, no, il nodo dell'allenatore. Col mister ci siamo parlati una volta e ci siamo chiariti e capiti, penso, la prima volta che ci siamo parlati, tant'è
che io e lui prima di venire a Fermo, prima che lui ritornasse a Fermo, ci siamo visti soltanto una volta. E con Max abbiamo sondato anche altre persone e altri profili, perché secondo noi è giusto fare questo. E la scelta sul mister è venuta per determinate cose, e questa scelta è stata anche condivisa con tutti i soci. E devo dire che tutti i soci erano d'accordo, diciamo, sulla scelta del mister. Anzi, loro erano d'accordo con la scelta del mister ancora prima che gli proponessimo gli altri profili. Io, come ho detto al mister, si è preso una responsabilità non facile. È una settimana che sta qui e allena una squadra primavera con dentro 3-4 giocatori, oltre a quelli della primavera. Anzi, c'è anche qualche under 17, c'è anche qualche under, oltre la primavera, anche qualche under 16. Perché noi quest'anno puntiamo sui giovani, e secondo noi il mister, prima di prendere i giovani che vengono da altre società, doveva conoscere i nostri, deve conoscere i nostri, sta conoscendo i nostri. Sicuramente l'obiettivo che ci siamo dati è quello di portare in salvo questa categoria, di tenere questa categoria. Sicuramente la società si sta adoperando sul mercato, e non è che non stiamo prendendo giocatori perché non sappiamo chi prendere o perché stiamo fermi sul mercato. Sul mercato ci stiamo muovendo e sul mercato siamo presenti. C'è un problema tecnico federale che probabilmente prima di martedì, mercoledì non si sblocca, e quindi non siamo in grado di poter tesserare i giocatori prima di quella data. E far allenare i giocatori professionisti prima di quella data significa diciamo rischiare ispettorato del lavoro, cioè una serie di cose burocratiche che purtroppo non ci permette di fare un passo avanti, ecco. Però non è che la società sta ferma e la società dà al mister 20 ragazzini da buttare in campo, e col mister siamo d'accordo sui passi che dobbiamo fare, sui profili che dobbiamo cercare, e il mister sa benissimo, e qui lo ringrazio, e ha accettato questa sfida difficile. Che la sfida è difficile, e il mister sa benissimo che ci deve mettere tanto del suo, perché quando tu hai pochi giocatori di categoria e non ci nascondiamo dietro un dito, no? Quando non hai giocatori esperti di categoria o ce n'hai pochi, logicamente il lavoro deve fare la differenza. Noi siamo ci fidiamo al 100% del mister. Sappiamo che sicuramente è in grado di lavorare con i giovani, forse meglio degli altri, per questo l'abbiamo scelto. E poi la sua grinta, la sua passione, la sua, secondo me, dedizione al lavoro farà sicuramente la differenza. Lascio la parola al mister.